Oggi è l'ultimo giorno intero che passiamo in Trentino e abbiamo deciso di andare alle Tre Cime. Adesso sono sul pullman che mi porterà là. Speriamo che sia bello anche il tempo, perché adesso c'è il sole, ma ci hanno detto che forse nel pomeriggio farà freddo. Siamo arrivati al punto dove partiamo per fare la camminata. Questo è il panorama dietro di me. Siamo al rifugio Auronzo e andiamo a vedere le Tre Cime di Lavaredo. Questo è il rifugio. Ok. E niente, volevo consigliarvi una cosa, mi raccomando, abbigliamento a cipolla. Fa freddo quando ci sono le nuvole. Non so se si vede. Lo sento il naso rosso, non so se c'è. Oggi mi sento molto Heidi sui monti. Guardate che paesaggio scarno. Ora siamo nel punto più alto. Quella è la strada che faremo per arrivare lì in mezzo, alle Tre Cime. Ora c'è vento, spero che si senta, fa freddo. Lì ci sono i vari stone balance, che abbiamo visto che è una cosa comune qua. Ci divertono così. E niente, questa è la mia tenuta. Pantaloncini, giacca a vento, maglia a maniche lunghe e sotto canottiera, perché a volte fa caldo anche. Per fare questo giro ci sono vari percorsi che si possono fare a piedi. Il primo che abbiamo fatto durava un'ora e mezza, ma in realtà alla fine ci abbiamo messo meno, perché siamo arrivati al punto lì della montagna e poi alla fine abbiamo deciso di provare a fare la parte più panoramica, che dovrebbe durare 3 ore e mezza. Vorrei rendervi partecipi di una cosa. Siamo all'8 settembre e qua c'è la neve. Impressionante. Qui siamo a metà del percorso. Queste sono le Tre Cime. Mi piace? Sto facendo è lungo, parecchio lungo, ma guardate com'è bello. Qui tra l'altro a me ricorda leggermente la vallata del Signore degli Anelli. Ditemi voi. Ok, ora ho paura, perché quella salita sarà difficile da fare. Siamo giunti a metà del cammino, abbiamo le Tre Cime con la vista dall'altra parte, ma guardate cosa abbiamo trovato. Un ruscellino. Questo è uno dei 3 rifugi che abbiamo visto per adesso, per la strada. Questo si chiama Van Galm. Beh, con i nomi sono sempre piuttosto originali qua. E ce n'è ancora. Abbiamo finito il giro finalmente. Questa è la strada dove passano le macchine. È stata faticosissima e soprattutto il tempo passa da freddissimo col vento gelido e le nuvole al sole caldo bollente. Quindi anche qui vi consiglio assolutamente di vestirvi a cipolla, però dovete farlo perché è bellissimo. Costa 15 euro il biglietto, 15 con l'autobus che vi porta fin sopra. Amici, buonasera. E mi sono accorta solo adesso, mentre stavo finendo di montare il video,
che non ho fatto un finale e quindi volevo dirvi ciao a tutti. Sono passati 2 mesi da quel video, è passato 1 mese dall'ultimo video che ho fatto su YouTube e volevo chiedervi scusa, ma volevo dirvi ci sono. Nelle prossime settimane capirete perché non ci sono stata, vi farò vedere qualcos'altro e vi svelerò un po' di cose e spero che il video vi sia piaciuto. Nel caso vi chiedo di iscrivervi e mettere un mi piace o un commento se ne avete da fare. E vi mando un bacione, vi auguro una buona giornata. Ciao!